Ciao ragazzi e benvenuti nel canale di Empower. Questo è il quinto episodio di Fare Soldi con le auto. Nel quarto episodio, di cui vi lascio la scheda qui sopra, se non l'avete visto andate a vedervelo, avevamo preparato e salvato una Nissan S13. Quindi fate le foto. Abbiamo fatto un bellissimo video con dei reel bellissimi da pubblicare anche sui nostri social. Abbiamo portato questa Nissan S13 tra le strade qui di Roma Nord, quindi questi paesini con queste belle curve. Abbiamo perfino incontrato un gruppo di motociclisti Harley e quindi abbiamo fatto delle riprese fighissime con la S13 davanti e dietro tutte quante Harley Davidson. Quindi direi di vederle. Vieni, vieni. Tutto impresariale, vieni, vieni, non c'hai il microfono, non sei microfonato, vieni. Lui è Duccio. Anzi, non stai in ginocchio, bello, stai in sopra. Di qua, vuoi dire qualcosa? Eccomi, ciao ragazzi. Lui è quello che sta dietro la telecamera, no? Quindi abbiamo fatto tutta questa cosa, siamo andati in giro, io, te e Elia. Quanto erano belle? La Smart, tutte quante camera car, fighissime, fighissime. Con la Smart, col vetro tirato giù, abbiamo smontato tutto il vetro. Una cosa, ci eravamo inventati una cosa, stai tanta soffrendo roba, un po'? Sei scomodo? Non è la scomodità che mi fa soffrire. Ok, e lui che cosa ha fatto? C'è stato un problema tecnico, ecco. Le ha cancellate tutte. Non abbiamo più niente di quest'auto. Non abbiamo neanche il momento in cui il nuovo proprietario è venuto e ha tirato il fantastico velo nero che copre la Nissan S13, perché lui ha ben pensato di fare una cartella per raggruppare tutto quanto e poi di eliminarla. A memoria di questa puntata sulla S13 sfumata nel cestino del Mac, e il proprietario ci ha mandato una foto del momento in cui venne qui nello showroom a prendere la macchina, e quindi eccola qui. Ma torniamo un po' al fulcro di questo programma. Bisogna restaurare, acquistare, vendere, comprare auto giapponesi per arrivare ad acquistare la nuova Toyota Supra MK5. Siamo partiti ben 4 puntate fa con un'auto, abbiamo venduto 3 auto e, signori, siamo intorno ai 20.000 euro incassati, quindi andiamo a vedere cosa c'è nella nostra cassaforte. La cassaforte quindi è piena, bisogna mettersi a cercare la prossima JDM. Ho letto i vostri commenti e mi avete consigliato in parecchi la 350Z come prossima JDM da acquistare. Abbiamo un budget più o meno di 20.000 euro e ne ho trovata una al nord che potrebbe fare al caso nostro. Dico potrebbe perché dalle foto sembra davvero completa, sembra già ben messa, quindi in questo caso andremo sicuramente a guadagnare di meno, però andiamo anche a spenderci di meno e potrebbe essere una cosa ancora più veloce, quindi pochi soldi ma con velocità. È importante sempre considerare il tempo, perché guadagnare 10.000 euro in un anno non è come guadagnare 2.000 euro in 2 settimane. Quindi fate sempre attenzione al prossimo progetto che volete acquistare, perché non è da sottovalutare un'auto che praticamente è già pronta e che ha bisogno solo di qualche ritocco, di qualche finitura per poi essere messa in vendita. L'importante è riuscire sempre a chiudere la trattativa nel modo migliore per le vostre tasche. Io e il buon Ducci ci siamo messi sul solito treno, siamo partiti e stiamo andando a vedere questa 350Z che promette molto bene. Durante il viaggio, che comunque è abbastanza lungo, non posso negare che un pensiero mi è andato al bruttissimo episodio, il tentativo di truffa che ho subito con il 350Z nero. Un video che è andato molto bene qui su YouTube, e se non hai visto ti lascio la scheda qui sopra, dove purtroppo è andata molto molto male. Speriamo che questa volta, insomma, non si ripeta, perché sono stato più accorto, ho chiesto parecchie informazioni al venditore, che comunque è un ragazzo come me, tra l'altro ci conosce, mi ha già detto in totale trasparenza quelli che sono dei problemi estetici della vettura e ho già improntato una trattativa ed un prezzo finale. Non mi resta che vederla, provarla e confermare il prezzo che gli ho fatto al telefono.
Ok, ragazzi, la macchina si presenta esattamente come l'ha descritta questo ragazzo. Inizio a guardarla centimetro per centimetro per scrutare ogni angolo della vettura e poi farò un test drive e nella mia testa c'è già il progetto di rivendita. Più mi avvicino, più mi rendo conto che sono di nuovo di fronte a un incubo. Alcune cose, come vi ho detto, mi erano state dette e mi erano state mandate anche le foto dei particolari rovinati, come per esempio per quanto riguarda il cofano. Proprio su questi particolari rovinati avevo incentrato la mia trattativa, però più guardo quest'auto e più scopro che non è soltanto il cofano o il paraurti anteriore ad avere dei danni, ma è tutto quanto l'avantreno. I fianchetti sono alzati al lato, il paraurti posteriore è crepato, lo spoiler posteriore è crepato, all'interno abbiamo dei sedili rovinati, la pelle è molto usurata e una cosa strana, il cielo, le plastiche della plafoniera, le plastiche degli sportelli sono smontate, non capisco. Non so come descrivervi questa sensazione perché dovete provarla, nel senso c'è un po' di amarezza. Io sono una persona che si fida e che comunque non sono neanche uno stupido, quindi ho chiesto fotografie, video dell'auto e mi sono state date. Però queste cose sono state sapientemente occultate. C'è ancora chi preferisce evidentemente far spostare una persona e farla arrivare fino alla propria città e poi inevitabilmente svelare l'auto, perché è evidente che poi queste cose alla fine si vedono, e poi eventualmente fare di nuovo una trattativa facendo leva sul fatto che vi siete organizzati, vi siete spostati, siete arrivati fino a lì. È una cosa a cui dovete abituarvi perché a quanto pare accade molto spesso, ma bisogna andarci con un'altra ottica, con un altro sentimento. A quel punto non dovete farvi prendere per forza dalla smania di prendere quell'auto. Potete anche decidere di mollare il colpo. Ci sta di aver fatto un viaggio a vuoto. Un viaggio a vuoto costa 200-300 euro. Un'auto malmessa può avere un costo interminabile o comunque può danneggiare definitivamente i vostri progetti e le vostre finanze. Non so che fare. Sono momenti difficili perché addirittura mi sento in colpa io, mi sento, malgrado sia io quello tra virgolette offeso, nel senso che sono io che mi sono spostato, che ho fatto una trattativa sulle foto che mi hai mandato, sulla descrizione che mi hai dato e trovo un'auto completamente diversa, comunque ho dentro di me un magone, nel senso che ho questo ragazzo di fronte a me e mi trovo in una situazione spiacevole, una situazione di quelle in cui non vorrei mai essere. Non sono affatto convinto di prendere questa 350Z. Una cosa è certa, ho fatto 500 km, mi sono portato il cameraman, il buon Ducci, ci siamo spostati, abbiamo insomma speso dei soldi. Rifletto un attimo, faccio un paio di chiamate e decido almeno di provarla per sentire come sta messa di motore, di telaio, di cambio, frizione, freni, eccetera, eccetera, perché se anche questi non sono all'altezza, siamo di fronte ad una catastrofe. Ce ne andiamo e torniamo a Roma con il treno. Ho provato l'auto e non so se è un bene o se è un male. Da una parte speravo che l'auto fosse messa male anche di telaio e di motore, a quel punto gli avrei detto ciao e me ne sarei andato. Invece l'auto sta bene, il motore gira come un orologio, lo scarico ha un sound pauroso, un V6 che strilla, che canta, freni perfetti, frizione perfetta, il cambio è perfetto, la macchina va dritta, l'ho provata sulle buche, sulle curve, l'ho provata in ogni situazione, l'ho messa anche un po' in crisi e qui siamo di fronte a un restauro prettamente estetico. La situazione è sgradevole, ve l'ho detto,
avevo in mente un prezzo, ma la macchina non è quella pattuita, non è quella descritta. In questi casi mi tornano sempre in mente le parole di mio padre. Mi ha dato un unico comandamento e lo voglio condividere con voi. Si chiama l'articolo quinto. Chi c'ha i soldi in mano ha vinto. Quando avete capito che quell'auto può essere comunque salvata, a quel punto voi avete il coltello dalla parte del manico. Voi avete i soldi in mano e lui ha bisogno di vendere l'auto. E allora se la devo comprare, la compro come dico io. Trattativa spietata. Avevo in mente di calare ad un prezzo e in quel secondo in cui glielo stavo dicendo sono sceso di altri 2000 euro. Se devo menare meno forte. Ha accettato. Ci portiamo a casa questa 350Z, l'abbiamo pagata pochissimo, abbiamo tantissimo budget per farla diventare la regina delle 350Z. Ce l'abbiamo? Guarda lì, è fatta. Non parte, immagino. Parte, parte. La guardo e la riguardo e adesso ho capito come ha danneggiato la vettura. La macchina non è incidentata perché sì, è rovinata sui paraurti, ma sono crepe della vetroresina. I due fianchetti sono sollevati, il cofano è spaccato, il tetto è completamente abbozzato come se qualcuno ci avesse camminato sopra. Signori, a quest'auto si è aperto il cofano in movimento. Le staffe del cofano hanno piegato i fianchetti sollevandoli e il cofano ha sbattuto sul tetto piegandolo. Incredibile. Però c'è qualcosa di buono. L'auto non è incidentata, non ha subito un danno da incidente, ma un danno occasionale. Il viaggio di ritorno è la parte più emozionante. Questo V6 canta, strilla e sfiamma in ogni galleria. È pura goduria. Conduci, inizio già a pensare a come fare questa 350Z, come renderla unica, che colore farla. Intanto partiamo dal presupposto che ci troviamo un paraurti anteriore Nismo, che è quello che piace a me sul 350Z, e le minigonne Nismo. Dopodiché abbiamo quattro cerchi davvero particolari, anzi fatemi sapere sotto nei commenti se li terreste per questo 350Z o se preferireste metterli da parte e sostituirli. Il posteriore sicuramente andrà rivisto ed ho in mente qualcosa di molto clean. Lo scarico è uno scarico a doppia uscita che suona in maniera divina. Non c'è miglior test drive che farsi quasi 400-500 km con una macchina. Non si può dire che non l'ho provata e l'ho fatta provare anche al buon Ducci. Ci siamo o no? Ci siamo. Appena partiti con questa Z. Siamo diventati sordi, Ruber, bene? Questo video termina qui, questo era il quinto episodio di Fare Soldi con le Auto, una serie in diretta, impresa diretta, quindi con emozioni, errori, vittorie, eccetera, eccetera. Come vi ho sempre detto nei precedenti episodi, mi prendo cura di rispondere io personalmente ai vostri commenti e di selezionarne sempre due o tre e rispondervi nel prossimo video. Quindi prima di chiudere questo episodio andiamo a rispondere a tre di voi nei commenti. Il primo commento è quello di Enrico Collese e lui ci segue da molto tempo, ho notato che commenta quasi sempre. Grazie Enrico. Luca, intanto complimenti per tutto, attività, professionalità, contenuti di questa serie, eccetera, eccetera. Il pensiero che ho io è,
Non conviene continuare con auto dal costo contenuto, più che passare a oggetti che costano di più ma rimangono in vendita per più tempo? Un'auto da 12-15.000 euro si vende in meno tempo di una che ne costa 40 o sbaglio? Enrico, allora è carino questo tuo commento perché anticipi quello che vorrò dire nella prossima puntata. Arrivati a un certo bottino, diciamo, no? Siamo arrivati intorno ai 20.000 euro, anch'io comincio a chiedermi se è meglio splittare magari con due auto da 10.000 o da 8.000 e 8.000 e tenersi magari qualcosa in cassa per appunto migliorarle, ripristinarle prima della vendita, oppure investire tutto quanto in una vettura. Ti dico la verità, per come era partito questo quinto episodio, stavo spendendo buona parte del capitale per prendere quest'auto che sulla carta sembrava bella che pronta, bisognava dargli una lucidata, una sistemata a qualche punto nella vetroresina, una verniciatina qui e lì, e sarebbe stata una vendita facile e veloce. E invece l'abbiamo visto insieme, non è andata così. Quindi vendere un'auto da 12-15 è più facile che vendere un'auto da 40? Non c'è una vera e propria risposta a questa tua domanda, l'unica risposta è che tu devi venderla ad una sola persona. Tu non devi vendere quest'auto a 10 persone, tu non devi convincere che quell'auto sia bellissima, devi convincerne 5, 6, 7, una. Quella coi soldi che in quel momento vuole quell'auto. Quindi le probabilità di vendere una Civic a 12.000 euro sono le stesse di vendere una qualsiasi auto, una Evo, a 40.000 euro. A te basta una sola persona che in quel momento ha quei soldi e vuole quell'auto. Rossi Armando: Luca, sei fantastico, aspetto con impazienza l'uscita dei tuoi video. Tra l'altro mando sempre il link a tutti i miei nuovi amici. Oh, e meno male Armando, sei un grande. Ragazzi, noi ci mettiamo i soldi, ci mettiamo la passione, ci mettiamo le ore, ci mettiamo le riprese, poi qualcuna ce la perdiamo, vabbè, quello particolare. Ci mettiamo tutto. Voi ci dovete mettere soltanto una cosa. Condividete questi video, aiutate a far crescere questo canale. Basta con i soliti canalucci. Facciamo crescere un canale che porta qualità su YouTube Italia. Ultimo commento, quello di EO76, che mi riempie di orgoglio. Ciao Luca, bellissima serie e ti dirò di più, guardando i tuoi video mi sto appassionando al mondo JDM. Oh, tra l'altro in fotografia c'ha pure una 500 Abarth, quindi praticamente stiamo togliendo un abartista e lo stiamo spostando nel mondo delle JDM. I nostri video parlano di passione per questo mondo, trasudano passione per le auto giapponesi. Quindi se sto spostando una persona in questo mondo, vuol dire che i nostri video funzionano e sono contento. Grazie. I commenti sono davvero tanti, ne pesco un altro. Mattia Pocaterra: grande Luca, siete davvero bravi, mi piacerebbe conoscervi di persona un giorno. Bello Mattia, vieni a trovarci, noi siamo a Formello, via degli Olmetti 36. Ti dirò di più. Ogni mese, vabbè ad agosto no perché siamo in vacanza, ma da settembre ogni mese facciamo il raduno della capitale, è il raduno più grande di Roma, quindi se proprio vuoi venire a trovarci, vieni a trovarci quando facciamo il raduno, segui le nostre pagine Instagram e saprai il giorno e l'ora esatta di quando c'è il prossimo raduno. Ti aspettiamo!